ragazze, allora nuovo video, questo sarà un video completamente dedicato alla nuova collezione make-up Neo Gothic by Nele Cosmetics. Sono stata molto incuriosita da questi nuovi prodotti e infatti non vedevo l'ora di provarli. Nele Cosmetics definisce la Neo Gothic Collection come una favola fantasy dai risvolti arcani, una collezione che celebra il lato buio della bellezza, con una gamma di tonalità rare e misteriose, profezie, simboli e incantesimi, quindi è una collezione, come potete capire, un pochettino dark, misteriosa. La magia è negli occhi di chi guarda. Infatti, come potete vedere, i colori della maggior parte dei prodotti sono molto strong e, diciamo, a primo impatto si vedono. Inizio assolutamente col dirvi che la collezione si compone di 3 ombretti in cialda e di un blush. Nello specifico, gli ombretti in cialda sono Melusine, è questo ombrettino qui, ossia un nero shimmer con una cascata di brillantini all'interno molto molto intenso. Naturalmente tutti gli ombretti, ma anche il blush, arriveranno in queste cialdine qui di color viola. Melusine, vi dicevo, è questa cialdina qui. Come potete vedere voi stesse, è un nero molto molto intenso, molto pigmentato e naturalmente, come vi ho detto prima, non matte ma completamente shimmer e pieno di brillantini. Questo è lo swatch sul dito e questo è lo swatch sulla pelle. Come potete vedere è un colore molto molto intenso e ha praticamente all'interno dei micro glitter e assomiglia praticamente alla cialdina Black Sheep, che è il nero classico di Nele Cosmetics, però secondo me all'interno hanno aggiunto appunto questa parte un po' più brillantinata per rendere lo sguardo ancora più intenso e secondo me è un ottimo prodotto per intensificare l'ultima parte dell'occhio, ma anche magari da utilizzare come eyeliner con un pennellino bagnato. Ho deciso di acquistare questo prodotto perché secondo me tra tutti è quello più versatile e che secondo me vale davvero la pena avere. Prezzo 5,80 €. Il secondo ombretto in cialda è invece un duochrome nero con rifletti blu brillanti, ossia Iro. Il prezzo è di 6,80 €. Il terzo ombretto in cialda è infine Prophecy, che è un colore molto molto bello. È praticamente un bronzo a sottotono borgogna con dei riflessi shimmer dorati e interferenze verdi. La terza cialda è infine un blush e si chiama Kurt. Il prezzo è di 5,80 €. Anche questo blush, come vedete, arriva nella classica confezione degli ombretti perché naturalmente è un refill e ho voluto acquistare appunto questo prodotto perché secondo me è molto versatile. Infatti può essere utilizzato, vista anche la moda degli ultimi anni, non solamente come blush, ma rendetevi conto che potrebbe benissimo essere un ombretto, quindi magari può avere questa funzione double. Questo è lo swatch sul dito e devo dirvi che sulla pelle anche è molto molto scrivente. Dalle foto che ho visto me lo aspettavo un pochettino più pigmentato, comunque è un blush rosato tendente un pochettino al fucsia, ma anche con una puntina di pesca. Secondo me, se ben dosato, può essere utilizzato tutti i giorni in modo più discreto, ma se applicato con più passate, quindi stratificato, può essere utilizzato benissimo anche la sera, magari miscelato con la propria terra. È un colore davvero bellissimo, secondo me, anche per gli occhi. Tutte le cialde di Nele Cosmetics contengono 3 grammi di prodotto e hanno un PAO di 6 mesi. Naturalmente non ve lo sto neanche a dire tutti i prodotti che vedrete in questo video o comunque tutti i prodotti Nele Cosmetics non sono 100% biologici, ma andate tranquille che hanno assolutamente un buon inci. Passiamo poi alle 3 matite labbra, ossia le pastello. Abbiamo Mandragora, che ha un prezzo di 5,80 € ed è appunto la pastello labbra che anche io ho deciso di acquistare perché fra tutte è quella che devo dirvi mi ispirava maggiormente. Le pastello labbra di Nele Cosmetics sono state da pochissimo riformulate e so che, leggendo anche varie recensioni, sono migliori rispetto a prima,
ma devo dirvi che anche con quelle vecchie, della vecchia formulazione, io mi sono trovata davvero molto molto bene. Mandragora è un color rosso mattone abbastanza scuro, che però secondo me assomiglia moltissimo al colore delle labbra, le scurisce davvero pochissimo. Mi piace molto come consistenza, perché comunque può essere utilizzato anche come rossetto, non secca le labbra, e magari unito anche appunto a un lip gloss o semplicemente a un burro cacao, fa sì che le labbra siano colorate ma allo stesso tempo molto molto idratate. La seconda pastello labbra, ossia la più chiara, si chiama Symbol, costo 5,80€. È un beige chiaro caldo intenso dal sottotono ambrato, è un nude praticamente minimale. Infine abbiamo Witch, che è la più scura tra le pastello labbra della collezione Neo Gothic. È infatti un viola scurissimo a sottotono magenta, secondo me è molto adatta a chi ama indossare soprattutto rossetti o tinte labbra molto scure e borgogna, e va in linea appunto con l'autunno. Abbiamo poi tre pastello occhi, che anche queste sono state riformulate. Avevo letto infatti tantissime review negative sulle pastello occhi di Neve Cosmetics, in quanto dicevano che non duravano tantissimo, che erano un flop. Ma con la riformulazione devo dirvi che le recensioni sono un po' cambiate. La durata in questo caso dovrebbe essere molto molto maggiore. Magari vi farò sapere nei prossimi giorni, quando inizierò ad utilizzare anche questi prodotti, e se può farvi piacere ve ne parlo proprio in un video specifico. Comunque, la prima pastello occhi è Sword ed è un oro opalino shimmer a sottotono neutro freddo, prezzo 5,80€. La seconda pastello occhi è poi Night, è un seppia scuro a base tabacco, color tabacco nero di palude. E infine la terza pastello occhi di cui voglio parlarvi è Dagger, quella che ho deciso di acquistare, è un verde scuro molto molto intenso. Ragazze, sinceramente, quando è messa nell'occhio alla fine sembra quasi un nero, per quanto è intensa e per quanto è scrivente. Secondo me questa nuova riformulazione delle pastello occhi di Neve Cosmetics ha fatto molto molto bene, perché comunque mi rendo conto che sono molto scriventi e soprattutto anche nella riga interna durano abbastanza. Calcolate che questa l'ho utilizzata anche oggi a mo' di eyeliner. Quando è sbocciata vedrete sicuramente che sembra un verdone, un verde scuro, ma in realtà sull'occhio è molto intensa. Tutte le pastello labbra hanno un PAO di 12 mesi. Ed infine l'ultimo prodotto che compone la Neo Gothic Neve Cosmetics è il The Magic Circle, ossia un gloss rossetto duochrome, bronzo brunito in base nera con interferenze oro. Prezzo 9,90€, mentre ragazzi sinceramente io non ho adorato tantissimo questo colore, soprattutto perché non amo i gloss o comunque l'effetto shimmer sulle labbra. Devo dirvi che ultimamente sto usando un po' di più e non metto solamente tinte labbra o rossetti matte. Il The Magic Circle contiene 4 ml di prodotto e naturalmente anche questo gloss rossetto ha un inci ottimo. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale tra questi prodotti vi è piaciuto di più. Veramente sto adorando tantissimo la matita occhi e non me lo aspettavo assolutamente. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e di iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!